come quello di Roberto, il noto cantautore milanese per cui io darei tutto quello che ho pur di avere un suo autografo. Nome Francesca, nata il 21/7/1975, l'anno in cui Lady Oscar baciò per la prima volta Maria Antonietta. Ah, guarda là, il gruppo delle irriducibili, guarda là, vabbè. A Firenze, cittadinanza consapevole, residenza a Milano, stato civile se stessa, professione giornalista, esperta di comunicazione, sarà anche esperta, ma se si fissa con una cosa che cazzo attacca certi pipponi, ma dei pipponi, che chi più ne ha più ne metta, capelli mossi questa sera per l'occasione lisci, occhi furbissimi, e questo l'avete già visto, segni particolari le piacciono tutti, ma ha una predisposizione sessuale per l'ariete. E guarda caso io sono ariete. Chi l'ha detta questa cosa? Lo dico io. Assolutamente non vera. Vabbè, non ho capito. Non vera. Proprio forse diventerà. Cioè, tutte le cagate diventerà, che abbiamo scritto. Diventerà una predisposizione adesso che ci conosciamo. Guarda, Francesca, non mi sottovalutare, perché ho fatto innamorare gente che tu neanche te le immagini. Allora, questa sera io ti farò delle domande, Francesca, è un'intervista, ma è anche un po' un test, perché sono delle domande con risposta multipla. Alla fine dell'intervista noi delineiamo il tuo profilo, che tipo di amante sei. Vuoi dire qualcosa, Elianto? No, mi domandavo che tipo di amante poteva essere, io comincio intanto a segnare un aggettivo. Anche io tu mi domando sei... lui che tipo di amante no, poteva essere. Allora, intanto scusami, sì, non ti ho presentato Elianto e i nostri sessuologi, dottor Alberto Caputo, dottoressa Alice Natoli, che ci coadiuveranno nel corso della puntata. Allora, cominciamo subito con la prima domanda? Sì. Per te l'amore è A. Un Luna Park con tanta gente che urla e tutti che ti tamponano sugli autoscontri. B. Una torta alle fragole, peccato che tu appena ne mangi una ti gratti tutta la notte. C. Un film horror dove la protagonista esce di casa scalza per vedere da dove arrivano rumori e poi resterà viva ma scioccata per sempre. Madonna, direi nessuna delle tre. Posso. Allora vai con altro, vai. Che cos'è per te l'amore? La torta alla fragola come inizio poteva andare bene. Però diciamo che più ne mangi più hai voglia di mangiarne. Diciamo proprio... Sperando di non essere allergici, peraltro. Perché se è un dramma, se sei allergico. Direi sì. La tua prima volta. A. Meglio la seconda. B. Se fossimo state in due sarebbe stato meglio. C. Bellissima, anzi colgo l'occasione per ringraziarle tutte quante. Allora, se la risposta fosse chiusa dovrei per forza dire la C. Ma sei una maiala. Vedi come rovinare una reputazione. Adesso mi tiro sulle mani a cazzotti, dobbiamo fare stasera, scherzo. E come rovinare proprio una reputazione. Ma perché rovinare? Ma no, dai, sei... No, ricordi che c'ho famiglia, vero? Ma certo, ma cosa vuol dire? Anch'io, guarda, fidati, ho detto di peggio. No, ma nel senso, non dobbiamo farla vedere per forza ai nostri cari questa trasmissione. No, farla vedere in generale. Farla vedere, ma anche già. Elargirla. Come se non, perché fa bene, vero? Fa girare l'endorfina. Vedi, no, sì, due professori che dicono sì, sì, fatela andare, come se non ci fosse un domani. No, non ridete, perché adesso siete giovani. Comunque ma poi io sono assolutamente d'accordo con te, vai avanti. No, però è bello dare per avere. Ora, la donna che ha agitato i sogni della tua adolescenza. Oh, Madonna, che domanda. La Barbie. Perché più che pettinarla, le rasavi i capelli. B. Martina Navratilova, perché le tenniste, quando palleggiano, sembrano sempre urlare di piacere. Partite di tennis anche alle 3 di notte. No, non me ne frega un cavolo dello sport. C. Heidi, perché ci provava con Clara, che pur di non starci con lei, alla fine del cartone animato ha camminato. Heidi era una... No, no, Heidi era veramente asessuata. Cioè Heidi! Non era possibile. E cos'è che era? Martina Navratilova la prima era? Barbie. Allora, qui cadiamo in uno stereotipo subito, eh? Subito, stereotipissimo. Cioè, non è che puoi rasare la Barbie. La Barbie è figa con i capelli lunghi, femminile, così com'è. E... ti devo dare una risposta seria o faceta? Ma fai quello che vuoi. Perché la risposta seria è che... una ragazza che inizia a scoprire la propria sessualità, in realtà
gay, quindi lesbica, diciamola giusta, e si riconosce in qualcosa che la rappresenta. E quindi la rappresentazione allora purtroppo era solo di Martina Navratilova, non esistevano lesbiche che ti rappresentavano. Anche se la Barbie è un modello di no, oggi ti risponderei Barbie subito. Cioè, e probabilmente le ragazze di oggi rispondono Barbie. Non ti rispondo neanche Navratilova. Perché non è così. No. Però se vuoi una risposta seria è questa, nel senso che hai bisogno anche di trovare qualcuno che in qualche modo tu possa apprezzare, portarti a letto, di cui ti possa innamorare. E la Barbie? La Barbie? No. Beh, era un simbolo molto di genere femminile, molto eterosessuale, no? Oggi, per fortuna, c'è stata una grande evoluzione. È vero. Oggi ti direi Barbie subito, però Barbie senza rasa. Anche perché la Navratilova oggi c'ha la sua bella età. Che cazzo facciamo? La Barbie è un sempreverde, no? Voglio dire.